Le vostre proposte per il rilancio dell'economia sono diverse, da cosa partire? Noi partiamo dalle cose che di solito di cui disponiamo, che è il mondo delle competenze. Noi veniamo dal mondo delle competenze, disponiamo nella nostra associazione di competenze qualificate che è sicuramente in grado di dare un contributo al rilancio della regione, un contributo che va in termini di crescita, di sviluppo, di innovazione, perché c'è tanto bisogno di innovazione tecnologica in questa regione. Noi siamo in grado di supportare la regione. Abbiamo individuato pure un metodo che è quello di creare dei gruppi di lavoro che poi questi progetti che noi presentiamo li seguiamo con dirigenti, gruppi politici, assessorati, proprio per dire attenzione, noi ci siamo, non è che ci fermiamo al documento, vi lasciamo il documento e poi ce ne andiamo, noi ci siamo e vogliamo esserci perché crediamo nella regione, pensiamo che il nostro contributo sia necessario e dovuto, abbiamo questo senso sociale e siamo in grado di farlo, a mio avviso. Quindi finora in questa fase 2 vi siete sentiti un po' trascurati dalla regione? C'è una fase in cui l'emergenza sanitaria era quella più sentita, più forte, più pressante e quindi bisognava salvare le vite delle persone. Questo mi sembra qualcosa che gli va riconosciuto. Adesso però si tratta di ripartire e la cosa non è facile, non è manco semplice. Se non si muovono le competenze, se non si muove il mondo delle persone capaci, il mondo delle persone in grado di assumersi e di sviluppare attività ad alti contenuti competenziali, a mio avviso io non la vedo bene la parte. Quale dovrebbe essere la prima azione che la regione dovrebbe intraprendere? Beh, diciamo che l'indirizzo politico che la Regione darà su come andare avanti con i vari progetti che Federmanager intende presentare è molto importante perché noi sulla base di quei progetti e di quell'indirizzo politico poi andremo comunque a approfondire nel dettaglio i progetti che presenteremo.